Ciao a tutti ragazzi, sono Max e innanzitutto volevo ringraziare MSI Gaming ed Element per avermi dato la possibilità di provare i prodotti di MSI. Qui abbiamo un monitor da gaming 27 pollici FreeSync 144 Hz curvo e un computer da gaming serie Infinite. E ora li andiamo ad unboxare, mi raccomando. Eccoci, ora qua proviamo a unboxare il monitor da gaming, True Gaming, cioè gaming di quello vero. Allora, qua nella scatola troviamo un cavo HDMI e un DisplayPort. Mettiamo un attimo qua. Troviamo garanzie e quant'altro. Siamo sempre qua. Qui abbiamo il ca un cavo di USB, come quello che si usava nelle stampanti una volta, poi vedremo cosa l'utilizzo, e il cavo d'alimentazione con la presa americana. Ok, ma tanto visto due viti che poi vedremo nel dettaglio a cosa servono. E appoggiamo un attimo qua. Eccoci, questa posizione è un po' più agevole perché ovviamente ha un certo ingombro, direi. Qua c'è, cavolo, questo è lo stand che dopo vedremo. Ok. Qua ci sono altri pezzi. Questa è la base. Questo è l'altro cavo di alimentazione, c'è la spina sciupa. Ok. E ora direi che abbiamo finito. Ok. Ci siamo quasi, signori. Ci siamo quasi. Eccolo qua. Porca. Eccolo qua. Monitor curvo MSI. Eccolo qua. Eccoci qua. Abbiamo montato il nostro monitor 27 pollici. E direi che fa la sua porca figura. Sì. E Nice. ho notato una cosa: ci sono dietro, ci sono due porte HDMI, una DisplayPort e tre USB, due normali e una di quelle tipo stampante che si usavano un tempo. Ma ora proviamo ad unboxare il computer desktop. Proveremo ad unboxare il PC desktop, rimanete con me. Ok, allora qua abbiamo già tagliato lo scotch e cosa vedo negli occhi? Madonna. Ma io non lo sapevo che c'era una roba del genere. MSI Interceptor, tastiera da gaming tutta retroilluminata, Nice. DS4200, multimedia function, team ghosting, water repellent, multicolor LED, gaming mode. I connettori del USB della piastrella placcati oro. Ora, direi che qua è piuttosto semplice, signore. Qua è piuttosto semplice. Allora, questo direi che lo appoggiamo un attimo qua. Ok. Qui cosa abbiamo? Mouse. No, è il questo credo sia coperto di vetro da mettere qua lateralmente, perché potrebbe essere anche. Vabbè, allora qua c'è il cavo d'alimentazione, quindi questo lo spostiamo un attimo onde evitare disastri, signori miei.
e tiriamo fuori la belva. Qua, signori, mamma mia, pesa, pesa, signori, pesa, però non male. Wow, USB. Ah, c'è anche l'USB-C, connettore cuffie, microfono USB 2.0, 3.0, tasto d'accensione, ripresa dell'aria in alto, prese dell'aria laterali, e vediamo un po' dietro che cosa abbiamo. Allora, connettore DisplayPort, HDMI, USB tipo C, USB 3.0, tutti 3.0, LAN, connettore ottico, vari connettori audio, microfono, alimentazione, interruttore generale, qui di nuovo qua DisplayPort e quant'altro. Direi che insomma bello oggettino, equipaggiata con guarda che grosse queste ventole, non male, non male, signori, non male le ventole. Direi che è tutto, ragazzi. Provvederemo di fare una prova sul campo di questi oggetti qua fornitomi da MSI Gaming, grazie anche all'aiuto di Element Gaming. Ciao ragazzi, alla prossima.